Buongiorno a tutti, è un piacere darvi il benvenuto a questa cerimonia solenne per la consegna dei diplomi di dottorato ai nuovi PhDs dell'Università di Pavia. È davvero un grande piacere essere qua ad introdurre a nome dell'Ateneo e a nome del magnifico rettore professor Svelto questa importante giornata che celebra un traguardo notevole per tanti che nel loro percorso post laurea hanno scelto il nostro Ateneo per perfezionarsi, per migliorare le loro esperienze nel training, nella ricerca, nella formazione e che hanno raggiunto alla fine il momento di conseguire il titolo di dottore di ricerca e diventare quindi quello che sarà il backbone del mondo della ricerca scientifica di domani. In questo contesto ammetto di emozionarmi anche un po' in relazione al fatto che in circostanze simili anch'io ho conseguito il titolo qui presso questa università una quindicina d'anni fa e ricordo con piacere le esperienze, il percorso, le difficoltà, il tempo speso in laboratorio da wet scientist lungamente, la sera, le domeniche, gli impegni profusi per arrivare però a conseguire un titolo che effettivamente è stato una rampa di lancio per quello che è venuto dopo e che auguro a tutti quanti sia altrettanto motivante ed altrettanto importante per il futuro delle vostre carriere. Voi, dottorandi, che avete ritirato il diploma oggi, vi trovate in una situazione particolare rispetto ai vostri colleghi degli anni precedenti. Avete vissuto 2 anni intensi, estremamente particolari, con circostanze incredibili legati alla pandemia, che molto probabilmente hanno anche influito, ahimè negativamente, sull'organizzazione e sulle tempistiche per poter conseguire i risultati scientifici che vi eravate prefissati. Nonostante tutto, avete lavorato tutti quanti con l'impegno necessario e quello che effettivamente mostra il commitment dei PhD students nell'arrivare a ottenere i migliori risultati, e ciò è dimostrato dalle tante pubblicazioni e dai tanti lavori e dalle attività di comunicazione che avete svolto durante il dottorato e che probabilmente svolgerete anche ancora nei prossimi mesi. In questo contesto stiamo vivendo una situazione estremamente particolare. La pandemia, da una parte, l'incerta situazione internazionale che molto probabilmente influirà in modo ancora più negativo sul percorso di formazione post laurea di alcuni vostri colleghi. Penso in particolare alle possibili missioni e attività programmate, soprattutto legate alle regioni dell'est del mondo. E inoltre penso a quanto incerto possa essere questo contesto per quanto riguarda i numerosi studenti internazionali che hanno scelto Pavia per il loro percorso. E se mi permettete vorrei switchare un momento all'inglese per salutare e ringraziare anche loro. So, dear PhD candidates and PhD awardees of the University of Pavia coming from the international setting, it's a pleasure to welcome you here for this ceremony for the awarding of the PhD degrees. So I decided to switch to English for a few seconds just to, let's say, celebrate also your contributions to the postgraduate commitment of our university and to thank you for the choice you made when you opted for the University of Pavia in order to obtain your PhD degrees and do your postgraduate training over here. Ok, torno all'italiano per un'ultima osservazione legata a questo contesto estremamente particolare in cui stiamo vivendo. La pandemia, la situazione incerta nella geopolitica internazionale e inoltre le tantissime opportunità che rappresentano un elemento unico che si sta sviluppando dal punto di vista delle possibilità anche per la formazione post laurea che si verificheranno nel prossimo futuro. Parlo in particolare delle numerosissime opportunità che si apriranno legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o il PNRR, in cui il programma nella sua totalità prevede di istituire un numero incredibile di nuove posizioni di dottorato, di nuove borse di dottorato a livello nazionale e in questo contesto l'Università di Pavia è in prima fila con
l'impegno e con una serie di iniziative che porteranno per diversi settori disciplinari e per diversi ambiti di ricerca molte nuove possibilità a quelli che sono i vostri colleghi che stanno per prendere in considerazione la possibilità di un percorso simile a quello che voi oggi avete concluso. Per cui, da questo punto di vista, nonostante le difficoltà, nonostante il periodo probabilmente più complicato che abbiamo attraversato negli ultimi 30 anni, probabilmente fin dall'inizio della nascita dei programmi di dottorato, mi sentirei di dire, dobbiamo considerare le opportunità che abbiamo di fronte a noi e in questo contesto mi sentirei di dire che si prospetta un futuro veramente interessante, veramente exciting dal punto di vista delle attività di ricerca e sono sicuro che il contributo di voi PhD students e dei vostri colleghi che si uniranno a voi nei prossimi anni sarà fondamentale per raggiungere i traguardi scientifici di più alto livello. Grazie. Ok, e adesso vorrei dare la parola al nostro guest of honor, ma prima avrei piacere di introdurre il professor Gretzel a tutti voi, per cui passerò di nuovo all'inglese per poter introdurre in maniera adeguata il profilo del professor Gretzel che terrà la lectio magistralis, che è diciamo su un tema estremamente multidisciplinare che credo sarà di grandissimo interesse per tutti voi. So, it's a great pleasure to introduce our guest of honor today, Professor Michael Gretzel from the EPFL in Lausanne. Professor Gretzel is professor of physical chemistry and he investigates photo-induced electron transfer reactions in mesoscopic systems and their use to generate electricity and chemical fuels from sunlight, so artificial photosynthesis. He is known for his discovery of disynthesized solar cells, which endangered the advent of perovskite photovoltaics, constituting the most exciting breakthrough in the recent history of photovoltaics. He used his revolutionary concept of three-dimensional mesoscopic semiconductor junctions also to realize photoelectrochemical devices for the solar generation of hydrogen and reduction of carbon dioxide. Professor Gretzel has received a large number of awards, so I'm going to mention only the most important ones, including the Millennium Technology Prize, the Balzan Prize, the Leonardo da Vinci Medal of the European Academy of Science, the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award, the Marcel Benoit Prize, the Global Energy Prize, the King Faisal International Science Prize and Rank Prize in Optoelectronics. Talking about his PhD training, he obtained a PhD from the Technical University of Berlin, and he received 12 additional honorary doctor's degrees from European and Asian universities. Quite an impressive CV, by the way. He is also an elected member of the Swiss Academy of Technical Sciences, of the German Academy of Sciences, the Leopoldina, the Chinese Academy of Sciences, the Royal Spanish Academy of Engineering, and several other learned societies. He's also an honorary member of the Société Valdoise de Sciences Naturelles. A recent bibliometric ranking by Stanford University places Professor Gretzel first among 100,000 worldwide leading scientists across all fields of science. And I think that after reading this outstanding profile, it's even more of a pleasure to let Professor Gretzel give his Lectio Magistralis. Professor Gretzel, the floor is yours. Thank you. So I share the screen now. Well, I would first of all like to thank the Vice Rector for his kind introduction. It's a great honor and pleasure to give this Lectio Magistralis. First of all,
My congratulations also to all the students that have gone through this long training, PhD thesis training, and finally the critical moment has come and you achieved your final goal and become a doctor. So so my lecture today will take us through our work on photovoltaics and artificial photosynthesis. And so we will go through a journey, like your journey through the PhD thesis, if you like. And where does the inspiration come from? That's for a researcher has to have some inspiration. And our inspiration came from the green leaf. This is a life-sustaining reaction on Earth. If we wouldn't have any photosynthesis, we wouldn't be alive. And so the back reaction photosynthesis is called respiration. It's also a life-sustaining process. And so I was always intrigued when I was doing my studies, how did nature achieve that and whether we could mimic some of the elementary steps that nature uses. And so out of this inspiration, we developed the mesoscopic junctions. You see two examples here. This is a photoelectrical cell for splitting water into hydrogen and oxygen, which is also the holy grail of photochemical reactions. And this was achieved here by a very simple system, iron oxide and a perovskite solar cell. I will tell you more details later on, but the trick is to use the iron oxide in mesoscopic form. What does that mean? It means it's composed of nanoparticles that have a very small diameter, a few nanometers in size. And so the diosensitized solar cell also uses mesoscopic junctions. These are Ti2 particles that are sensitized by a molecular sensitizer. And so out of these systems evolved 10 years ago, a little bit more, the perovskite solar cells, which are really this, if you like, the second revolution of photovoltaics. And within 10 years, the efficiency went up to over 25%. And below we show also some first applications of the diosensitized system, like these green panels that would use electric power to charge electric vehicle batteries. And so, our motivation and inspiration research, I'll tell you a little bit about our research approach. And then we will basically have three short chapters, how did molecular photovoltaic emerge and the rise of perovskite solar cells, and then how can we make fuels from sunlight as the green plants do. And so, our motivation is very clearly to help and prevent the climate change. And that's evidently due to the combustion of fossil fuels. But we have to reduce this combustion, the CO2 levels going up, and we have all these environmental disasters like the one shown here on the left side, which put 1 billion liters of oil into the Gulf of Mexico. And so, the oil company Shell has published on the web an analysis of what has to be done to meet the Paris Climate Agreement. That is to contain the temperature rise in the next decades to 2 degrees. And so you see this pie chart on the left. This is what the energy mix is today. So mostly a few fossil fuels, 80% fossil fuel. And this changes dramatically in the next few decades. We have to keep that commitment of 2 degree increase maximum for Paris climate agreement. And so, photovoltaic power production has to be increased by a factor of 200. It goes up from a contribution of 0.5% to 32%. And of course, the pie also increases. So that makes a factor of 200 times.
this is a challenging task, and we need all our intelligence and technical astuce to achieve this goal. And so here is what we get, power from the sun. So just to tell you, I installed a 4 kilowatt peak. That means this is a photovoltaic panel array that produces in full sunlight 4 kilowatt power. And so how much kilowatt hours would I get back per year? Well, this is that table here, okay? So in Rome, you get more than Berlin, okay? And so so we are about 1,100. So I will get about 5,000 kilowatt hours of electricity back per year from these panels. So this gives you an impression that photovoltaics can be can make a very important contribution, especially in countries like Italy and Spain and the southern countries where you have the double of the solar flux that we have in the northern part of Europe. And so, yeah, where are we today? Well, the photovoltaics installations have a power of 700 gigawatt peak. So that means under full sunlight, they would produce 700 gigawatt power. But the average, I mean, you have to see what comes out on the average over 1 year, say, that's only 100 gigawatt. And so we have to remember, we showed the present consumption is 20 terawatts. So that's a factor of 200 we have to go up with the photovoltaics to make a big contribution to the energy scenario. And so today's rate, we go well, 140 gigawatt a year. That's the yearly installations, but that's peak power. And so see, this rate has to increase significantly to get to the factor of 200 over the next few decades. And so we need not only one technology, the silicon technology, we need many approaches to meet these challenging goals. And so here's just a classification, in case you are not in the photovoltaic field. So there are all sorts of systems. Silicon is certainly the leader. Over 90% of PV panels are silicon, but there are the novel materials, and so they are like the dye sensitized, the quantum dot sensitized perovskite, and organic. And so interestingly, the payback time for these new technologies is much shorter than the silicon photovoltaics. For example, for perovskites, you can see a 21% module would have a payback time only a few months, say 2 or 3 months, while the monocrystalline silicon has a few years. So that's a very significant number, because that time it will take to get the energy back that you have spent to make those panels. And so, yeah, let's start with the molecular photovoltaics. So as I said, inspiration comes from the natural system of photosynthesis. And in a nutshell, if you look at the conversion reaction of photosynthesis, we take, say, a molecule of CO2 and two water molecules and turn it into sugar and oxygen. That's the overall reaction. And this is the free energy value. And so significant storage, and if we convert the rate of photosynthesis into a power, because that's energy per time, we get 95 terawatts. Well, that's huge. That's 5 times our present consumption. So nature really shows us the way, and that's what inspired us to go into the molecular photovoltaic. So not to forget that the light absorber in a relief is chlorophyll. It's a molecular species. And so the device we came up with was the dye-sensitized solar cell. And it uses a sensitizer on, as I said, mesoscopic Gi2 particles. And the sensitizer is excited by sunlight, and then this starts a chain of electron transfer reactions.
So excitation, then injection of an electron collection, then work is performed out in the outside circuit. And then we have to bring the electron back to the die. So we need a shuttle that takes the electron from the back contact to the die. Otherwise, this system will exhaust itself in a very short time. So over 20 years, the die has to make about 100 million turnovers. Okay, so it has to work hard. Initially, people thought that wasn't possible, but it is. It is not so hard. Nature has an advantage. It uses a living system and can replenish the chlorophyll once it's exhausted. But the solar cell has to last when it's used outdoor. And so the trick we applied here was that we use this nanocrystalline array of annotates, TI2 particles, instead of using a flat chunk. When we started our work on dye sensitization, everybody uses those flat electrodes. They had to be doped because otherwise they're not conductive. And so they look black like this. And you can imagine you put a molecular layer on this surface. First of all, it doesn't absorb much light. And then the doping itself will quench the excitation. And so it doesn't work at all. So when you try to measure photocurrent, it will be very small. And conversion efficiency of monochromatic light to electric current, incident light to electric current, is only 0.15 or less even percent. So out of 1,000 photons that strike the cells at this wavelength, at best you can get one electron back. So of course that was a very discouraging results. And when I was a student, people told me, don't touch it, it's a bad idea, it doesn't work. But we came from a different angle. We had developed these nanocrystalline particles, and we did some fundamental research on this. So when we sensitized these particles, we got several thousand times increase. And you can see now, out of 100 photons that strike the cells, 80 or 90 are converted to electrons. So the performance can match that of a top-notch photovoltaic device that uses the PN junction. And so just to show you the way this cell is arranged, we have those nanoparticles. They are made into a paste, and they are screen printed on a conductive glass. And that's what you see here. And then we dip this film in the dye solution, and the dye has anchoring groups like these carboxylates, which will attach the dye on the surface of the titania. And then it makes a monolayer, and then it's self-limiting. It will not continue. That's what we want. And here's a typical dye. It was a ruthenium complex with the carboxylate anchoring groups. And so, yeah, by doing this, you have now much better light absorption because the internal surface area of this film is huge. And so even though you put only a monolayer of dye on it, the cells will be colored, highly colored, and absorb a large part of the incident visible light. And the thing is, they can convert, as I showed you, this visible light at close to 100% efficiency to electric current. And here's our Nature paper that was published in 1991, over 30 years ago. And it showed one of the first versions of this cell. Looks like a tainted glass, but it's a photovoltaic device. And it captures light from both sides, the back and the front, and hence very efficient in ambient conditions. It drives a fan, as you can see, under these ambient conditions. Yeah, actually, this paper became a citation classic, and it has received over 34,000 citations since the publication in 1991. So it's become one of the 100 most highly cited papers in science. And this is my co-author, Brian O'Regan, at a conference in Uppsala. And yeah, so we patented this concept already in 1988, and then many patents followed, and there was a commercial exploitation. But these today's cells, they use organic sensitized. And the typical sensitizer will have a donor and a chromophore, an acceptor, and the acceptor is anchored to the oxide nanoparticle.
And so that means when you excite the electron flow from top to bottom and are injected in the Ti2 conduction band. So that's a concept, and it works very well. I'll show you one example. Here's a porphyrin. It has a green color, and it has a donor function, the amine function, and the acceptor. This is triple bond benzoic acid. And and so excitation, you electron flow from left to right and are injected through the carboxylate groups. So that system can get over 12% solid to electric conversion efficiency. And it has this beautiful green color. So some applications have emerged. I showed you already in my first slide the green panels that charge electric cars, and there's a sound wall on the motorway between Bern and Zurich. So private parties are using balustrades of this type. So, but this is one big application, the facade at our Swissair Conference Center in Lausanne. And but there's another application that emerged for the dye-sensed dye cells. And this is the ambient light harvesting. I mentioned already to you these cells can capture light from all angles. And so if you put them in a diffuse light, like I'm sitting now in diffuse light, then they will harvest photons from the front and the back. And like green leaf dust. And so that makes it a very efficient converter. And so by using the properly designed organic sensitizers and redox couples, the copper complexes, the cells will actually come out first in converting ambient light to electric power. They are more efficient than gallium arsenide or alpha silicon, for example. And so I just want to show you our graduate students, since you are finishing your graduate studies. Marko Stojanovic, Marko came up with this idea to make a very simple sensitizer, a one-pot synthesis, if you like. And he, we wouldn't believe it would work, but he had this incredible drive and conviction. And that's what you need to be, you have to be passionate about your work. And so this dye became a real classic system because it achieves a very high open circuit voltage. That's amazing, 1.2 volts voltage. And so the result, here's Marko again doing his studies, his lab work, and the dye solution is in his hands. And so this article was recently published in Nature Communication. And so, we thank Marko. He did a remarkable discovery during his thesis, and this sensitizer certainly will become a major, what should I say, competitor in this field. And so now there are other practical uses. And so companies that have engaged now in the production of dye-sensitized solar cells, and a lot of companies do IoT products because, I mean, IoT nodes need to be powered, and there are billions of nodes to be powered, so it's good business. And there are also good larger modules, like the company Ricoh has just come out with a news release with a more efficient dye-sensitized package. Here's one of their cells that you can buy to power small electronic devices. And another very successful company is Exeger. They're actually looking for engineers. They have openings. And they designed a flexible configuration. It's just now being produced in a facility near the KDH Stockholm. And products are multiple. Here's the picture of the tape cutting ceremony. And you can see in the middle, this person, you might know him. This is the king of Sweden. So the king is himself very interested in this system. And he's given the land for free use. That was his land the company built the factory on. And so, and this is Giovanni Fini. He's the CEO of the company, and he runs the company very, very well. So,
They're coming up for lots of products, and one is an earphone here that is powered. It's powered by ambient light. You don't have to worry about recharging your battery, and the helmet also, the bicycle helmet, and some of these bags. So the idea is you get self-powered systems that harvest all the time ambient light and recharge their battery this way. And now, with that, I like to move to the perovskite solar cell. As I said, this was a second revolution in the field, and it emerged directly from the DSC. And you can see the DSC papers published. And so about 25,000 papers. At the moment, the publication rate of this is about 1,000 papers per year. It's still going on. I mean, don't let yourself be deceived by this point here. This is just the statistics was done last year. And so, but you see also the rise of perovskites. I mean, it's amazing. In this short time, 10 years, 20,000 papers published. So if you want to follow this, good luck, because there are 2,000 papers now published a year. So you would have to read a lot every day to get all the literature. And so why is that interest there? Well, it's amazing. They have this strong light absorption, tunable band gap. And they have a low defect concentration due to a special band structure, one has to say. And a high open circuit voltage because of these the small defect concentration, even for systems that are produced by solution processing, say screen printing. And so the first perovskite solar cell was actually a dye sensitized system where the dye had been replaced by the perovskite nanoparticles. You see those black dots here. And Professor Miyasaka published this work in JAX, and then Nam Du Park followed a few years later with better efficiency. This was only 3% efficient, the initial cell. And so it was also unstable. These cells were unstable because perovskites are ionic crystals. They dissolve in polar solvents. And so with the electrolyte used in DSCs, dissolved them. And so that was a kind of a bottleneck, but It was solved by using a solid Hall conduct instead of this redox electrolyte. And that system was also developed for the dye sensitized cells initially. And the person you see here is Udo Bach. He's my graduate student. And during his graduate studies, so you see another example of an excellent doctoral student. He came up with this solid-state Hall conductor and made a solid-state dye sensitized cell, which then was served as a base for the perovskite development. And so we have here the first two papers came out 10 years ago, and they used the spiral Hall conductor as to replace the electrolyte. And lo and behold, it increased the efficiency and made the cells much more stable. And so we were fortunate to join at this stage, this has gained us a prize, the rank prize of optoelectronics. It will be delivered to us on the 4th of July this year, and so there are 7 people that received the prize, they all were on these two papers except Dr. Sok, who joined the field a little bit later. So the number of publications increasing, and in the perovskites you have a very simple structure. You have this conducting glass, and then there comes a nanocrystalline film of TiO2 or SNO2, and that's the electron selective conduct. So the electrons are injected in this nanocrystalline film. Then you have the perovskite that infiltrates the film, but it's also there is a capping layer, which is the main light absorber. And then you have the Hall conductor, Hall selective conduct, and some kind of a back contact that can be transparent, or it can be carbon, it can be gold. And so that's how these cells are
are made, but they are very thin. If you look at the scale bar, there's 200 nanometer here. So it's less than one micron, this whole device, the active part without the glass. And so, yeah, so think about silicon is 300 microns or 250 microns. So you really have much less material and makes the cells very competitive, because we can use lab purity from the vendor. We can use the ingredients and don't have to purify, like silicon has to be purified to 8 nines, 99.9999, 8 nines in the purity number. So that's so here's our silicon cells. That they are, of course, they are to last. We need them to with their important contribution. And perovskites, the complexity, you can see the compositional complexity. The A cations have quite a lot of cations to choose. The M cation and the anion, which is mostly iodide to bromide. And I would like to mention also these 2D systems, the two-dimensional. And Professor Giulia Concini, who's at Pavia, she's one of the pioneers that use 2D perovskites to protect the 3D systems and render them more stable. And so we know her work very well and admire her ingenuity. So you have that complexity with the compositional, you have this structural complexity and the electronic complexity, because the systems are both ionic and electronically conducting. So that leads to a lot of work. And that's why we have all these papers coming out. And so, I just want to focus on a couple of very short. One of the issues with this configuration, where you have the Hall conductor on top of the perovskite, is this contact is not very good. You see, for example, here's a hole. That's not very good. Okay, and so you want to make sure this Hall conductor is strongly adherent to the perovskite. And since this is polar and the Hall conductor is apolar, we need some kind of amphiphilic, a soap molecule, if you like, as a passivation layer to make these two layers compatible. And so, yeah, this is currently done, and there are many candidates for that. And for example, here you see one of there's also an amphiphile, you have carboxylates and hydrophobic thiophene. And just bringing in this molecule makes a dramatic change in the performance. You get these are the famous IV curves. The higher the voltage, the better. So power is, maximum power is up here. And so you measure those cells at the maximum power point stability. That's very, very important to have the cell deliver the maximum power under full sunlight. And then keep this on for 1,000 hours, that's 6 weeks. So it's a tremendous stress on the cell. But you can see here, there's hardly any decrease of the efficiency when you have that mediator, this thiophene molecule, while the green curve shows how the cell degrades over that time if you have no mediator. And and recently there's also a new configuration coming with the Ti2 being replaced by tin dioxide nanoparticles. And we have recently with a Korean group, we have used the conodot tin oxide layers, very small tin dioxide particles. And very careful deposition of these of this layer, you can see it here, has allowed to get this very high efficiency, 25.7, matching the world record. But our certified value is 25.4%. Because today you have to certify your values by an accredited international institution. Otherwise, the international community will not accept your efficiency values. And so it's just a photovoltaic. I want to go into details here. Here's the certification. So now everybody believes we can at least get 25.4% with our perovskite solar cell. And so the last few minutes I like to spend on
on one of my early passions, still is my passion, the generation of fuel from sunlight. It comes out of the recognition when I was a young postdoc that fuels, our fossil fuels, they are not eternal. I mean, they are being exhausted all the time, and we're depleting them. And we have very unpleasant side effects from that: the climate change and the pollution of the environment. So we need to have alternative fuels. And so very early on, I was trying to develop systems that would produce hydrogen from water by sunlight. This was almost an obsession. So for lots of people, I'm not the only one. And so this water splitting reaction became a real hot topic for many years. And it took a long time to get this system going on visible light. So there's good reasons to go for hydrogen, because hydrogen will become a major energy carrier after 2040. That's the opinion of the Shell Corporation, the oil company. The oil company is saying, wait a minute, our oil will come down. Okay, but don't count on oil all the time anymore. And so here you see the curve coming down. And so by 2040 already, the decline has started. Even now we are close. Okay, and so then the hydrogen will pick up and go up. And so it's very important to develop systems that can produce hydrogen at a cost of, say, $4 a kilogram. That's the maximum. It should actually be $2, the final goal. And so that's the challenge for the solar hydrogen production. And so here we are working on two approaches. One is to connect the perovskite photovoltaics just to an electrolyzer cell. That's the easy way. I mean, it wasn't easy to make those efficient perovskite solar cells. But then to connect them to electrolyzer, we're using non-noble metals here, and so that's a straightforward, say, maybe not easy, but straightforward. And the other way is to use semiconductor oxides to absorb light, and some of these oxides, like iron oxide or Cooper's oxide, when you excite them, you can do a photocatalytic reaction. In other words, you can produce directly from the positive charge, say, protons and oxygen from water. So TiO2 is an example for that. And this is Cooper's oxide, where we have a p-type oxide, and it can produce hydrogen from water, because when you excite it, the electrons will move to the surface, and with a small amount of catalyst, you can make hydrogen. Then you have to use positive charges and bring them to the other side, okay? And on the anode, you have to make oxygen. It's just been very difficult to use one single semiconductor device that would do that for you. And the systems that work have too large a band gap. They absorb only UV light, and that's not very helpful for solar energy conversion. We developed a paper that was published in Nature Catalysis a few years ago, a very simple device. I mean, my dream became true in a way. This is just a glass panel, okay, and we are conducting, and we put bismuth vanadate on it, it's a yellow compound. And so the bismuth vanadate absorbs below 500. You see here the photon to photon to oxygen conversion efficiency. And so because the bismuth oxide makes oxygen from water with the holes that are produced or positive charges, and so the electrons, they just send them to the other one, the Cooper's oxide, they make hydrogen. And so how do you get both to work together? Well, let the light come from the left, the sunlight. First, this blue part will be taken out, and the rest, the longer wavelengths, will be exciting the red panel. So in short, this produces something like 3 milliamps photocurrent together, and that's over 3% conversion efficiency. It sounds modest, but it's a very simple. Any student could do that, any undergraduate student, or even a gymnasium student.
And so another one example is where we use the iron oxide. These are tandem cells. So the idea is for the iron oxide, the light comes in through the iron oxide first, and then it hits the perovskite. So the shorter wavelengths are taken out by iron oxide, and they make oxygen from water. And then the electrons have to be boosted by the second cell. The perovskite only boosts the electron energy. And so you get the hydrogen formed by the electron. So if you like, here's a drawing that shows the principle. Sunlight has a full spectrum, and blue and green and yellow taken out by the rust iron oxide. And so then you have the rest is pumped through the perovskite, just an electron pump, and you can then make hydrogen from the rest. And so, yeah, well, the question was, how can we get iron oxide to work? Because it's, as I said, it's rust. Usually it looks like this here, okay? So if you put rust in water, you won't see any oxygen bubbles coming out, okay? And so it's possible, in principle, for the holes to make oxygen from water, but they will recombine with the electrons very quickly before you can get them to the surface. And so nothing will happen if you put rust in water, fortunately, because there's a lot of rust around it, but it's not photoelectrochemically active. But if you make those nanostructured films, all of a sudden you see amazing oxygen bubbles, like the green leaf. You put the green leaf underwater, you see the oxygen bubbles coming under light. And so, so that system works and can produce oxygen, the iron oxide, and with the help of perovskite, we can also get the hydrogen evolution reaction going. So these are exciting systems where you see the hydrogen evolution, oxygen evolution in stoichiometric proportion. And these systems have now already reached over 5% conversion efficiency. So, but this is no match for the ones that use the perovskites with the just an electrolyzer. That's a straightforward approach. And we started 10 years ago, almost, well, 8 years ago, from Scraper and Science with Xingxuan Lu, a postdoc from China. And we got 12%. But recently, the use of perovskite sealing in tandem has given much higher efficiencies. It's 18.7%. And you see the two postdocs that have done this work. It's, you build up these perovskite silicon tandems, they are getting more and more researched because they could replace silicon cells in the future as more powerful tandem cells and then silicon alone. So, yeah. And finally, I want to show you the true challenge in the future will be to fix CO2, and that's what nature does. And so, can we do the same thing? Well, it's amazing that the leaves can capture the CO2 that's a so small concentration in air and drive this uphill reaction, which has a, if you like, the potential of that reaction, standard potential is 1.15 volts. It's almost like the water splitting, it's 1.23. So it's a strongly uphill reaction, and you use a reactant that is very small concentration in the atmosphere. But nature does it, okay? So people are now thinking of using the CO2 from fossil fuel plants. So the fossil fuel plant emits CO2, and at least this you can recycle and get the fuel back, if you like. Okay, so that would be a cyclic economy. It's not using your fuel because you're converting the CO2 back to something that is a fuel. Now here we are looking at ethylene because that's a particularly attractive product. It has a lot of use in chemistry, and it's valuable, and it's a gas, it escapes from the aqueous system on its own, you don't have to separate. And so we worked on this system for a while, at least 2 or 3 years, and finally we were able to come up with a very nice efficiency numbers.
And this, the first paper was published 3 years ago, and we achieved 4.something%. But this time, this is CO2 to ethylene, and that's a real challenging process, which it shows the way. It shows that it's possible. But there are many challenges left for you guys, doctoral students that now enter the life as researchers or administrators. So there's plenty of work left. The problem is not at all solved. We're starting to solve the problem. Today we do have already the cars that can use these fuels, like hydrogen cars. The automobile industry, they have developed those systems very quickly. Today you can buy a hydrogen running car from Toyota. So there's a need to make solar hydrogen to make solar fuels. And I just want to show you two more slides. This is the late Nicholas Hayek. He was the chairman of the Swatch Group, which is actually inventor of the Swatch. If you look at his left arm, you see three watches. Okay, so that tells you he's in the watch industry. He was also a visionary. I met him several times because he liked our Dyson-sized solar cells, and he offered $1 million for the patents, but our school didn't sell the patents to him. He's a very impatient person, but dynamic and visionary. He came up with the idea to build a car. It is amazing for somebody who's in the watch industry. And the car is called the smart car. Maybe you know this car. It's now being sold by Daimler Benz. As a normal fossil fuel version, but you can also buy the electric version. I think the hydrogen version is on the way. So finally, we have to say, Nick, Nicholas Hayek, we call him Nick. Nick, you have done very well, and we should praise you for your visionary ideas. So another visionary is Bill Gates. And he became very interested in solar fuels, and he invited Nate Lewis, who's the Professor Lewis from Caltech, and me. He invited two of us to Seattle. I had to fly from Switzerland to Seattle, but he paid everything, a business class ticket, and for 4 hours discussion. He's very curious and asked all sorts of scientific questions, like, what is Fermi level splitting, he asked me. And so I answered, I said, Bill, you really want to know that? I go into details. He said, yes, I want you to go into details. So I explained it to him. And so he set up this Breakthrough Energy Ventures, already has collected over $1 billion from mainly rich people. And it is funding. You can get funding for solar fuel projects from this company. And so finally, I finished because my time is up. So this is a beautiful setting of the Lake of Geneva. I'm very fortunate to be able to do my research here. We're also grateful for financial support. So some of our group members and folks we have collaborated with. Dr. Milic is now a professor in Uni Fribourg. This is a group's photo on the, this is taken, and it was on a hazy day. You know, Lake of Geneva is not always sunny. Sometimes in the fall we have fog. But if you go above the fog, you get this. So in other words, in short terms, in Lausanne you have to ski. So you see my skis here. And recently, my daughter bought me a new skiing suit, and my daughter Liliana new skis. And I enjoyed this winter tremendously, skiing on beautiful setting in the valley. So
Thank you very much for your attention. Thank you so much, Professor Gretzel. This was an outstanding Lectio Magistralis. I think that you provided an excellent example of how strong multidisciplinary research across different fields, moving from biology into chemistry, into engineering, can start from something that is fundamental and approach the applications that are actually changing the world. So this was really outstanding. And with respect to a possible lesson learned, which I would like to add, based on what you presented and something that can also inspire the next generations of PhD students, I think that other than multidisciplinarity, there are other two keywords emerging from Professor Gretzel's presentations, which we should all keep in mind. The first one is passion for science. I think that we received a fantastic example of how enthusiastic you can be about the topics you are investigating. And in this respect, Professor Gretzel, I really would like to thank you because your passion for your research was emerging from the very beginning to the end of your talk. And the other lesson learned is teamwork. I mean, we have seen how many different scientists were involved in these investigations, many of which being young, talented PhD students or PhD awardees. And in this respect, and I finish here, guys, the scientific future is in your hands. Right. Adesso torno all'italiano e do la parola al professor De Nicolao per il proseguimento della cerimonia. Grazie, chiarissimo prorettore, professor Gretzel, autorità, gentili colleghi, carissimi dottori. È veramente con onore che porto a voi, a nome di tutta la Scuola di Alta Formazione Dottorale, le congratulazioni per questa giornata di consegna dei vostri diplomi. Il mio intervento come direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale sarà diviso in due parti. In una prima parte una sintesi sui dati dei nostri dottorati di ricerca e una seconda parte in cui invece mi soffermerò sulle sfide e le novità che quest'anno ha proposto ai nostri dottorati di ricerca, concludendo il mio intervento anche con alcune riflessioni sulle prospettive future. Ecco, adesso ho alcune slide. Ecco, prima di tutto un quadro generale di quella che è l'offerta dottorale di terzo livello del nostro Ateneo. Come vedete siamo attivi in tre macro aree, scienze e tecnologie, scienze della vita, scienze umanistiche e sociali, e partecipiamo anche a un dottorato nazionale sullo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. Ecco, questo evidenzia molto bene la vocazione dell'Ateneo di Pavia, che vuole essere presente in tutti i molteplici settori del sapere, quindi un Ateneo che ha una presenza, anche grazie alla sua tradizione, molto forte, quindi un grandissimo lavoro di squadra e un lavoro anche interdisciplinare. Ecco, alcuni di questi programmi sono anche, diciamo, condotti in collaborazione con altri Atenei, quindi 10 di questi programmi si avvalgono anche di convenzioni con altri Atenei. Prima di tutto voglio spendere qualche parola sui dottori di ricerca che diciamo, festeggiamo oggi. Con la cerimonia di oggi vogliamo celebrare 163 nuovi dottori di ricerca, che è un numero elevato in linea con quello degli anni scorsi. Come vedremo, negli anni prossimi ci aspettiamo un enorme incremento di dottori di ricerca e credo che questo sarà uno anche dei temi principali del mio discorso. Ecco, alla cerimonia parteciperanno in presenza o da remoto dottori di ricerca da tutte e tre le macro aree, come potete vedere, e approfitto però nel fare un quadro di quella che è la nostra offerta dottorale per anche parlare del 37esimo ciclo, che è l'ultimo ciclo che è già partito, per evidenziare proprio il cambio di passo di fronte a cui ci troviamo. Abbiamo avuto 250 nuovi studenti e per dare un'idea del cambiamento tenete presente che nel precedente ciclo ne avevamo 191, quindi c'è un,
un salto veramente considerevole e vedremo anche perché. Di questi 250 studenti, possiamo dire che abbiamo 222 borse di dottorato che sono state offerte, e queste borse di dottorato hanno diverse provenienze. Una gran parte proviene dall'università, in cui c'è una dotazione che noi chiamiamo dotazione base, fornita dall'Ateneo, di poco più di 100 borse, 103 borse, e il salto rispetto all'anno precedente è spiegato dal decreto ministeriale 1061, quelli che per brevità sono chiamati dottorati PON, che fanno parte degli interventi in qualche modo per la ripresa, sono su finanziamenti europei, e che hanno portato all'Ateneo la disponibilità di 55 borse che in grandissima parte sono state coperte, nonostante le difficoltà organizzative che abbiamo dovuto affrontare, di cui dirò. Esistono poi altre borse che provengono dalla Fondazione Banca Intesa col programma Facing Global Challenges, borse finanziate con i fondi dei dipartimenti, programmi internazionali e altre fonti esterne. Per dare una dimensione dell'impegno economico, il totale di queste borse si aggira sui poco meno di 17 milioni di euro, di cui 12 milioni provengono dall'università. Abbiamo anche dei rapporti di collaborazione con le imprese, per cui alcuni dipendenti frequentano i nostri corsi dottorato e poi raggiungono il titolo, pur essendo dipendenti dell'impresa, grazie a delle convenzioni con cui possiamo mettere a punto dei percorsi di crescita scientifica. E in questo momento abbiamo 10, in questo 37esimo ciclo, abbiamo altri 10 executive PhD students. Il numero totale di studenti dottorato attivi ormai è salito a 607 da 510 che potevamo contare l'anno scorso. Quindi sono dei numeri veramente, veramente notevoli. Chiaramente all'esterno sono più visibili i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale, però come vedete la formazione dottorale sta assumendo un rilievo notevole nell'Università di Pavia, e noi sappiamo bene che poi anche quella in cui ci si forma la ricerca, e che quindi ha anche quell'impatto sul cambiamento e sull'innovazione nella società, che è così critico soprattutto in questi momenti. Ecco, questo è un elenco degli accordi relativi agli executive PhD di cui parlavo prima. Come vedete si conferma anche il forte ruolo di Pavia nella ricerca medica, alcuni accordi con istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ma potete vedere anche rapporti industriali, anche nel settore dell'energia, della nanotecnologia e così via. Per quanto riguarda il 37esimo ciclo, vale la pena di notare che abbiamo avuto un numero di domande veramente molto elevato, quindi quasi 1500 domande, con una presenza di candidati stranieri elevata, quindi da questo punto di vista Pavia si conferma come un ateneo capace di attrarre candidati anche non da un bacino geografico limitrofo, ma candidati da tutta Italia e candidati anche dall'estero. 50% infatti vengono fuori regione, e per quelle che erano le borse di studio riservate ai candidati stranieri abbiamo avuto anche una buona risposta di candidati che hanno fatto domanda per queste borse. Ecco, io penso che poi i grafici, come professore di analisi dei dati, sono migliori delle parole per illustrare gli andamenti. Ecco, in questo grafico vediamo 4 cicli a confronto, e si possono vedere i candidati residenti fuori Italia, i candidati residenti nella regione, che sono quelli blu, quelli residenti fuori Italia sono quelli grigi, e quelli fuori regione sono quelli arancione. Quindi si vede che il numero di candidature ha una crescita molto forte, ma questa crescita corrisponde anche a un maggiore grado di apertura nei confronti dell'esterno. Quindi un dato che non possiamo che valutare molto positivamente. Ecco, a questo punto vorrei parlare di alcune sfide che abbiamo dovuto affrontare in quest'ultimo anno. Quindi per il dottorato di ricerca questi sono anni
particolarmente movimentati, potremmo dire. Movimentati ovviamente per quella che è stata poi anche la sfida della pandemia, che ha coinvolto tutte le dimensioni della società e ovviamente anche dell'università. Ma poi abbiamo anche delle sfide che sono state specifiche per l'Ateneo. Ecco, in particolare, vabbè, ricordo queste che sono le attività di internazionalizzazione che vanno, diciamo, procedono nonostante tutto, direi, perché diciamo per l'internazionalizzazione chiaramente i problemi posti dalla pandemia sono stati veramente diciamo imponenti, ma ciò nonostante continuiamo ad avere delle borse riservate a studenti stranieri, abbiamo un numero elevato di cotutele, un accordo di double degree e diamo un forte supporto ai nostri dottorati per andare all'estero. Ci sono due misure sostanzialmente, c'è l'incremento della borsa secondo le, diciamo, i regolamenti ministeriali e poi ci sono anche dei bandi di mobilità per delle borse aggiuntive che consentono ai dottorandi di avere finanziati i loro periodi di studio e di ricerca. Nel complesso parliamo di 350 mesi trascorsi all'estero e con un certo orgoglio possiamo dire di coprire tutti i cinque continenti, quindi i nostri dottorandi diciamo, hanno potuto svolgere attività all'estero veramente su tutto il globo. Ecco. Un'altra iniziativa che devo dire purtroppo è partita in un momento difficile, perché è partita nel 2020, è quello delle cosiddette intensive schools, che sono delle scuole di dottorato che hanno l'ambizione di portare a Pavia dei momenti di formazione rivolti innanzitutto ai nostri studenti, ma aperti anche a studenti da tutta Italia e dall'estero. Il primo anno, che era il 2020, eravamo partiti in forma ridotta e online, di necessità. Con l'anno seguente direi che queste intensive school hanno preso il volo. Nel bando del 2021, come vedete, abbiamo avuto 6 scuole, e un dato direi estremamente positivo, adesso poi le vedremo rapidamente, faremo una carrellata, è il fatto che queste scuole riescono veramente a coprire tutte le dimensioni del sapere. Quindi abbiamo una scuola più legata allo studio, alla ricerca nel campo della fisica e anche della medicina, innovative radiotherapy. Questa, diciamo, è inutile dire l'attualità, sulle minacce virali emergenti, un'altra scuola. Smart grid, quindi nel campo dell'energia, questo invece è l'ingegneria, è diciamo lo sviluppo sostenibile, l'energia, machine learning, quindi l'intelligenza artificiale, e scientific communication, e anche qui direi che è inutile dire quanto sia di attualità questo tema, e infine la drammaturgia occidentale dall'antichità a oggi. E direi che è giustamente un ateneo come quello pavese ha anche una fortissima tradizione nelle dimensioni umanistiche. Ecco, ci sono poi delle sfide più in qualche modo diciamo legate anche alla normativa e ai finanziamenti. Allora, è stato un momento di grande cambiamento, tra l'altro un cambiamento negli ultimi 4 mesi sostanzialmente, perché come potete vedere, a metà dicembre è uscito un decreto ministeriale lungamente atteso, che è un decreto ministeriale che sostituiva il regolamento nazionale sui dottorati che risaliva al 2013, e quindi questo per molti versi cambia il quadro in cui si muove la formazione dottorale e ha imposto anche una risposta estremamente rapida all'Ateneo, perché avevamo solamente 2 mesi per adeguare il nostro regolamento di Ateneo e farlo entrare in vigore. Questa è stata una delle tante sfide che la unità operativa complessa della formazione alla ricerca, l'ufficio dottorati e la scuola di alta formazione dottorale hanno dovuto affrontare e che direi hanno diciamo risolto con successo. Ecco, non ho sicuramente il tempo di illustrare quelle che sono le novità del nuovo regolamento nazionale, vale la pena forse di citarne qualcuna però. Prima di tutto la possibilità di effettuare più selezioni nel corso dell'anno. Sicuramente il fatto di avere un bando annuale con una scadenza al 30 settembre costituiva una rigidità per i nostri sistemi di formazione che ci metteva anche in difficoltà
per l'utilizzo di finanziamenti, per esempio europei e bandi di ricerca. Questa rigidità è stata rimossa, di nuovo è una grandissima opportunità, ma ovviamente sarà anche una sfida per la gestione dal punto di vista amministrativo. Un'altra novità è, diciamo, la regolamentazione dei dottorati nazionali. Come ho detto all'inizio, noi partecipiamo già a un dottorato nazionale e in questo momento se ne stanno proponendo molti a livello italiano. Diciamo, vedremo negli anni a seguire questa nuova tipologia di dottorato quale contributo potrà dare alla formazione dottorale a livello nazionale. Un dato importante è il cambiamento di regole sulle dimensioni minime dei corsi di dottorato. Dopo la riforma, cosiddetta riforma Gelmini, la 240 del 2010, c'è stata una forte tendenza alla compressione dei numeri dei corsi di dottorato, compressione che è stata ottenuta anche imponendo che i corsi di dottorato avessero una certa massa critica. In qualche modo adesso arriva un segnale in controtendenza, cioè la possibilità di attivare corsi di dottorato più agili nel senso con un numero di borse annuale più piccolo, e anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri atenei in cui si partecipa finanziando un numero di borse più ridotto. Precedentemente, per avere un dottorato in convenzione bisognava finanziare almeno 3 borse insieme all'altro ateneo, invece adesso ne bastano 2, e se la convenzione è tra più di 2 atenei potrebbe anche bastare una sola borsa. Ecco, questo che appare un dato forse tecnico ad alcuni, in realtà può avere delle forti ripercussioni, perché dal punto di vista del nostro ateneo alcune scelte negli anni passati erano legate proprio alla necessità di rispondere ai requisiti ministeriali. Quindi in questo momento abbiamo qualche grado di libertà in più e si aprirà una fase in cui dovremo ragionare sulla nostra offerta dottorale per capire se sono, per esempio, da rinnovare le convenzioni con gli altri atenei, pensare nuove convenzioni, lanciare nuovi dottorati o comunque ristrutturare l'architettura della nostra offerta dottorale. Ecco, quindi diciamo, di fronte a noi abbiamo sicuramente questo tipo di riflessione che vogliamo fare con l'aiuto dei colleghi della Scuola di Alta Formazione e anche col governo dell'ateneo. Come ho anticipato, ci è stato chiesto in tempi molto brevi di rinnovare il regolamento di ateneo dei dottorati, lo abbiamo fatto nei tempi prescritti e anche in questo caso abbiamo introdotto una serie di novità. A me piace citare come novità il fatto che nel consiglio della Scuola di Alta Formazione Dottorale, un consiglio che è formato da 6 componenti che rappresentano le 3 macro aree che ho introdotto all'inizio, 2 componenti per macro area e in più c'è il direttore della scuola. Ecco, a questi componenti si aggiunge una rappresentante degli studenti di dottorato. Credo che fosse una novità necessaria ed è fatta, diciamo, non in maniera paternalistica, ma nella convinzione che è un passo obbligato per poter rispondere in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze di un ateneo come il nostro. Quindi la formazione dottorale è un aspetto strategico della vita dell'ateneo e non è pensabile riuscire a organizzarla, promuoverla, farla progredire senza avere un contatto, un canale diretto con gli interessati. Quindi io di questa cosa sono molto molto contento e penso che ci aiuterà moltissimo. Una novità importante introdotta dal nuovo decreto 226, quello sul regolamento nazionale, è l'introduzione dell'assicurazione della qualità per i dottorati di ricerca. Ecco, questo è un'altra delle sfide che ci attendono, nel senso che dovremo istituire un sistema di ateneo di assicurazione di qualità per i dottorati di ricerca. Abbiamo già adeguato il regolamento in questa direzione, però naturalmente seguiranno tutta una serie di passi concreti che andranno fatti anche rapidamente. In particolare, la scelta che è stata fatta è una scelta improntata alla convinzione che questa deve essere un'opportunità per gestire meglio e migliorare effettivamente la qualità e non deve essere un onere burocratico.
Quindi abbiamo cercato di non creare nuovi organismi dove possibile, e in particolare sarà la scuola di alta formazione dottorale che si prenderà carico del coordinamento delle politiche della qualità per il dottorato, e invece saranno i collegi di dottorato che nomineranno dei gruppi della qualità in maniera tale che ci sia un rapporto centro-periferia, nel senso che ogni corso, ogni collegio di dottorato avrà un suo livello di assicurazione della qualità col coinvolgimento degli studenti di dottorato e una regia centrale da parte della scuola di alta formazione. Naturalmente tutto questo sarà sviluppato in collaborazione col presidio della qualità, con cui abbiamo già ragionato proprio per predisporre le basi per questi passaggi. Ecco, purtroppo la pandemia rimane un po' protagonista di questo, di quest'ultimo anno, rimane protagonista, diciamo, da un lato con delle difficoltà, dall'altro anche con delle opportunità. Allora, anche quest'anno si è avuta la possibilità di estendere i corsi di dottorato degli studenti del terzo anno, riconoscendo le difficoltà che la pandemia ha, diciamo, creato agli studi dottorali, e su questo tornerò nelle conclusioni. Quindi ci sono stato, diciamo, un'estensione in due passaggi, quindi una prima estensione a cui hanno aderito 81 dottorandi, 66 dei quali hanno usufruito anche del prolungamento con una borsa, con la borsa, diciamo, pagata coi fondi ministeriali, e poi c'è stato un ulteriore decreto sostegni ter che ha dato la possibilità di fare un'ulteriore estensione a cui hanno aderito 15 dottorandi. Anche in questo caso diciamo, c'è stato un investimento economico per sostenere questi prolungamenti. Ecco, vediamo invece alle opportunità. Allora, opportunità è in questo caso potremmo dire una vera e propria pioggia di finanziamenti. Nel senso, dopo anni in cui il dottorato forse è stato un po' la Cenerentola nel panorama nazionale, tant'è vero che è ben noto che a livello internazionale siamo uno dei paesi che hanno veramente pochi dottori di ricerca e pochi ne formano, invece sembra esserci stato veramente un cambio di marcia con la decisione, almeno nel breve periodo, di raddoppiare il numero dei dottori di ricerca a livello nazionale. Questo è avvenuto con due interventi. Un primo intervento, una tantum, che sono i cosiddetti dottorati PON, che devo dire purtroppo sono, diciamo, stati decretati con un provvedimento che è uscito a Ferragosto, sostanzialmente, così. E qui di nuovo devo ringraziare tutta l'area della ricerca e l'ufficio dottorato, perché io ricordo bene nella settimana di Ferragosto che già si cominciava a scambiare telefonate per predisporre tutte le azioni che permettessero di stare nei tempi che sono stati drammaticamente, drammaticamente brevi. E nel caso dei dottorati PON, che avevano due direzioni, i dottorati per l'innovazione, che per noi in qualche modo è stato un intervento abbastanza ridotto, e invece i dottorati green, che in cui invece l'intervento ministeriale è stato abbastanza invece notevole, hanno portato a 55 borse assegnate all'Ateneo di Pavia, e ne siamo riusciti ad assegnarne 50. Purtroppo non siamo riusciti a assegnarle tutte, ma questo è da ritenersi comunque un risultato eccezionale, perché queste borse richiedevano un cofinanziamento e oltretutto sono tutte borse che comportano un periodo in azienda. E nell'arco di pochissimi giorni, diciamo poche settimane, i nostri coordinatori, insieme con i colleghi dei collegi, dei dipartimenti, sono stati in grado di trovare gli accordi con le aziende necessari per far decollare questi programmi. Abbiamo dovuto fare un secondo bando che non prevedevamo, quindi avendo il nostro bando ordinario ancora in corso, abbiamo progettato un secondo bando che si è svolto, mi verrebbe da dire, alla velocità della luce, e abbiamo esaminato una novantina di candidature, e per accelerare i tempi diciamo, è scesa in campo la stessa scuola di alta formazione dottorale, nel senso che abbiamo fatto una commissione a livello di Ateneo che chiudendosi
sostanzialmente in clausura, in un paio di giorni ha esaminato, ha condotto i 90 colloqui che erano necessari. Ecco, c'è un secondo intervento ancora più pesante, che sono, diciamo, potremmo chiamare i cosiddetti dottorati PNRR. Questo è un intervento che è ancora in corso, per cui sostanzialmente noi finiremo questa cerimonia e poi ci metteremo subito al lavoro. Questa è un po' la nostra prospettiva. E questo è l'intervento che veramente è destinato a raddoppiare un po' il numero di borse, perché è un intervento triennale, quindi adesso noi stiamo affrontando il primo anno di questo finanziamento. Anche questo finanziamento ha due canali. C'è un primo canale che ha portato a Pavia 28 borse di studio, che potremmo chiamare dottorati PNRR, anche se poi ci sono dei sottocanali, quindi c'è un indirizzo su transizione digitale e ambiente, quello che viene chiamato ricerca PNRR, pubblica amministrazione e beni culturali, e queste sono borse cofinanziate in gran parte dal Ministero. E poi c'è un intervento ancora più pesante di 60 borse di dottorato industriale, che devono essere finanziate circa al 50% delle imprese. Di nuovo ci troviamo di fronte a un'impresa ancora più difficile di quella che si è svolta tra Ferragosto e dicembre, perché in quel caso noi chiedevamo alle imprese di ospitare essenzialmente i nostri dottorandi, in questo caso dobbiamo chiedere loro invece di cofinanziare quasi al 50%. Di nuovo ci siamo attivati, abbiamo chiesto aiuto ai coordinatori, ai dipartimenti, ai colleghi, e come vi dicevo usciremo da qui e cercheremo di vedere qual è stata la risposta. Sappiamo già che hanno risposto in moltissimi e vedremo di selezionare le proposte migliori. Ecco, guardare avanti, cosa possiamo dire? Allora, abbiamo sicuramente dei problemi ancora aperti, e problemi e sfide. Allora, prima di tutto vorrei dire sull'impatto della pandemia sulla vita e la crescita dei nostri dottorandi. Allora, ovviamente chi è qui ce l'ha fatta e noi ci congratuliamo e pensiamo che è importante farcela anche quando soprattutto quando il contesto è così difficile, cioè quando uno riesce a vincere questo tipo di sfide sa di aver raggiunto un traguardo, e questo gli insegna che nella vita riuscirà a superare altri ostacoli. Quindi sono quelle cose che ti danno anche fiducia per quello che viene. Però non possiamo semplicemente autocompiacerci di questa cosa, dobbiamo essere consapevoli che l'impatto è stato veramente molto duro su molte dimensioni. Sicuramente la dimensione, per esempio, dei viaggi, della possibilità di fare periodi all'estero, ma anche la stessa esperienza di ricerca, come esperienza collettiva. Molti ambiti della vita accademica si sono spostati online. In alcuni casi è stato anche positivo, perché permette di tenere i contatti anche in situazioni in cui prima si rinunciava, e quindi usare queste tecnologie sicuramente è positivo. Però dall'altro ci sono momenti di crescita in cui l'interazione personale di fronte agli strumenti, in un laboratorio, anche parlare con i colleghi, fosse anche durante la pausa pranzo o davanti alla macchinetta del caffè, è un momento in cui circolano moltissime informazioni e moltissime esperienze, e effettivamente anche il contatto con i propri supervisori ha sofferto in molti casi, anche senza voler colpevolizzare nessuno. Quindi sicuramente siamo un po' convalescenti, nel senso che dobbiamo, sperando di uscire gradualmente dall'emergenza, dobbiamo ricostruire questo tessuto, nel senso che il tessuto in cui le persone interagiscono, noi interagiamo anche in maniera corporea, non è la stessa cosa farlo davanti a un video o farlo di persona. Dobbiamo ricostruire questo tessuto dell'università perché l'esperienza dei dottorandi possa tornare a essere un'esperienza piena, ce l'abbiamo fatta nonostante tutto, però vorremmo tornare a un'operatività e a un'esperienza completa. Come avete visto già, c'è stato un incremento enorme delle posizioni finanziate, e moltissime sono connesse col mondo della produzione, perché
borse cofinanziate con le imprese, periodi obbligatori da trascorrere con l'impresa. Questo è da un lato una scommessa che il governo, la società tutta sta facendo sull'università, pensando che possa effettivamente essere una leva per fare un cambio di passo anche per la società tutta in termini di innovazione e di introduzione nel mondo del lavoro di persone ad alta qualificazione che possono fare la differenza. Però è una sfida non banale per noi, nel senso che questo pone la responsabilità su tutti noi di seguire questi dottorandi, di seguire le interazioni con le imprese, di riuscire a garantire un alto livello scientifico nonostante la dimensione dell'impresa che noi siamo abituati ad affrontare abbia avuto un incremento enorme. Nel senso, noi eravamo attrezzati per gestire quel numero di dottorandi, adesso dobbiamo gestire un numero molto più grande. Questo significa mobilitare molte forze dentro l'Ateneo a questo scopo. Questo significa in particolare anche un incremento preoccupante del carico amministrativo. L'ufficio dottorato ha affrontato momenti molto difficili in questi ultimi due anni. In questo momento c'è una squadra, devo dire, veramente molto forte di persone, ci sono stati dei nuovi arrivi, persone che già erano delle certezze prima e quindi questo mi rende fiducioso per certi versi, però siamo di fronte veramente a delle imprese molto impegnative e anche un incremento del carico accademico, nel senso non si può portare a compimento questa impresa senza un lavoro di supervisione veramente attento e anche dedicato, nel senso i docenti che seguono i dottorandi o direttamente o indirettamente, perché interagiscono con loro, sono chiamati veramente a un grandissimo sforzo di presenza negli anni a venire. Che obiettivi potremmo porci? Allora, da un lato, migliorare il più possibile il senso di appartenenza degli studenti di dottorato e anche il loro benessere. Insomma, adesso anche la letteratura internazionale mostra che il dottorato è un momento sicuramente che ha delle componenti di entusiasmo, è un momento formativo incredibile, però è anche un momento in cui ci possono essere periodi di scoraggiamento, difficoltà psicologiche, per cui dobbiamo veramente creare un sistema che sia, sano, ecco, che non sia tossico nei confronti delle persone che ci lavorano. E noi siamo ovviamente un po' a rischio nel momento in cui stiamo incrementando le dimensioni, perché nel momento in cui si incrementa le dimensioni c'è un problema di garantire la qualità scientifica, l'efficienza amministrativa e anche i valori etici, cioè non vorremmo scendere a compromessi, nel senso che avendo così tanti dottorandi, per esempio anche abbandonare quelli più in difficoltà al loro destino, perché questo è sicuramente uno dei rischi, quando recluti così tanti dottorandi, in qualche modo potresti anche dire ci sono i fondi, reclutiamo, però poi chi lo sa se ce la faranno o non ce la faranno. Ecco, vorremmo che nel momento in cui qualcuno inizia un corso di dottorato sappia che c'è un impegno da parte della struttura a dare tutto il meglio, ovviamente chiedendo a chi fa un corso di dottorato anche lui di dare tutto il meglio. È il momento dei ringraziamenti, allora io voglio ringraziare prima di tutto l'ufficio dottorato, ecco qui sono le persone, metto in testa due persone, Alessandra Carrè e Fabio Panza, perché nel momento più drammatico in cui dovevamo concludere la selezione per i dottorati PON a causa di malattie, assenze che non dipendevano dalle persone, però per una serie di circostanze si sono trovate due sole persone a tenere in piedi l'ufficio dottorato e però ce l'hanno fatta, ecco, quindi io direi che sicuramente è stata un'impresa, ci sono delle imprese epiche che non passeranno alla storia, però forse dobbiamo almeno ricordarle noi. Voglio ringraziare l'area ricerca che ovviamente ha vissuto queste cose momento per momento insieme a noi, il nuovo prorettore alla ricerca che il cui sostegno abbiamo sempre sentito, sempre pronto a darci consigli, a supportarci e a elaborare insieme le strategie. Vorrei ringraziare i componenti della scuola di alta formazione dottorale, un componente uscente, Giorgio Rampa, che è stato preziosissimo e a cui abbiamo chiesto gli straordinari, perché non era più componente dopo la fine del 2021, ma nella revisione del regolamento abbiamo voluto approfittare della sua grandissima esperienza, del suo equilibrio e si è sorbito tutte le numerosissime sedute della commissione revisione del regolamento
giocando un ruolo veramente fondamentale. Ringrazio anche tutti gli altri componenti della scuola, che è veramente una squadra molto affiatata, e se sono preoccupato per le sfide, da un lato diciamo mi sento un po' meglio sapendo le persone con cui le dovremo affrontare. Un ringraziamento specialissimo va ai coordinatori dei collegi di dottorato, perché fanno veramente un lavoro estremamente impegnativo, ed è un lavoro che denota diciamo veramente una vocazione di servizio. Cioè è un lavoro che non dà questo enorme lustro, però significa stare in prima linea, e i nostri dottorati non funzionerebbero senza il lavoro di questi coordinatori, e ovviamente anche del sostegno che viene dai loro collegi dei docenti. Ecco, noi cerchiamo di tenere un buon contatto con i coordinatori. Gran parte dello stress che dovremo affrontare lo dovranno affrontare anche loro, e queste ultime settimane credo che siano state particolarmente impegnative. Sto pensando ai decreti ministeriali, appunto 351 e 352. E niente, quindi un ringraziamento infinito. E infine ringraziamento ai dottorandi, ma in particolare a quei dottorandi che, nonostante un periodo della loro vita in cui devono dare moltissimo perché si giocano un po' tutto, insomma è la loro occasione, alcuni di loro riescono anche a impegnarsi a avere un ruolo di rappresentanza. Quindi ci sono quelli che sono rappresentanti negli organi, rappresentanti nei dipartimenti, nei collegi. In particolare non posso non ringraziare la di Pavia, con cui mi sono confrontato spesso, e che è stata diciamo fondamentale in questi momenti così, così tempestosi. E credo che la crescita sia una crescita scientifica per i dottorandi, però quei dottorandi che riescono anche a trovare un po' di tempo per preoccuparsi anche della categoria in qualche modo, probabilmente hanno una crescita ancora maggiore. Ecco, credo che sia importante maturare anche sulla dimensione della responsabilità. Ecco, da questo punto di vista quindi voglio ringraziarli. Ci attendono compiti impegnativi, ma come dire, io sono fiducioso. E a questo punto passiamo alla proclamazione. Saranno i componenti della scuola di formazione dottorale che saliranno sul podio e proclameranno i dottorandi. Quando viene proclamato qualcuno che è presente può alzarsi, perché così si potrà scattare la foto e diciamo, rimane almeno questo ricordo. Grazie. Buongiorno a tutti, è un vero piacere per me oggi essere qua a proclamare i nuovi dottori di ricerca. Io sono Livia Visai, componente della Scuola di Alta Formazione Dottorale e specificamente della macroarea di Scienze della Vita, e quindi comincerò a nominare coloro che si sono dottorati nell'ambito della macroarea di Scienze della Vita, e più precisamente in 3 dei 5 dottorati. Quindi partiamo con il dottorato di ricerca in genetica, biologia molecolare e cellulare, che è coordinato dal professor Davide Sassera. Mona Abu Alez, che è online e quindi sicuramente non è qui presente con noi. Carla Gualtieri. Grazie. Marta Massari. Erika Cecilia Priori, Stella Siciliani, Gabriele Trespidi, Bene, passiamo adesso al dottorato di ricerca in scienze biomediche, coordinato dal professor Antonio Pisani.
e online Matteo Beretta Piccoli, posto in... Preciso, questo era un posto in cotutela con l'impresa Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Alice Buzzella, che dovrebbe essere presente. Anche per Alice Buzzella preciso che è una borsa Biobasic Europe SRL. Online, Riccardo Cremascoli o Cremascoli. Roberto De Icco. Thomas Foiadelli. Aggiungo una nota, premio migliore comunicazione orale al Congresso Nazionale SINP, Società Italiana di Neurologia Pediatrica, a Roma nel 2021. Laura Leoni. Non presente, ma dovrebbe essere connessa online, Anita Monteverdi. Chiara Pavese. Aggiungo una nota, premio migliore tesi 2021 della Fondazione Turati Onlus. Passiamo avanti, abbiamo Diogo Villaverde. Anche per lui borsa finanziata su progetto H2020 MSCA ITN. Infine Mauro Vismara. Bene, passiamo al terzo dottorato, che è dottorato di ricerca in Translational Medicine, coordinato dalla professoressa Enza Maria Valente. Maria Luce Caputo. Ilaria Carola Casetti. Paolo Giuffrida. Ilaria Palmieri. Greta Pessino. Valentina Serpieri. Lascio adesso la parola a Martina Gandola, che è l'altra consigliera della Scuola di Alta Formazione Dottorale, per gli altri due dottorati di macroarea di Scienze della Vita. Grazie. A tutti. Allora, io leggerò i dottorati di ricerca in medicina sperimentale. Quindi, Sara Monti. Erika Quaquarini. Alice Verticchio Vercellin. Passiamo ora al dottorato di ricerca in Psychology, Neuroscience and Data Science. E qui abbiamo Carolina Beretta. E Marina Maffoni, che ha vinto anche il premio miglior tesi di dottorato bandito dalla rivista scientifica Psych del gruppo MDPI. Complimenti. Ora la parola al consigliere Pier Sandro Pallavicini. Buongiorno, sono Pier Sandro Pallavicini, consigliere della Scuola di Alta Formazione Dottorale per l'area di Scienze e Tecnologie. Cominciamo dal dottorato di ricerca in fisica coordinato dalla professoressa Daniela Rebuzzi. Benedetta Albini.
Francesca Brero. In collegamento Michele Grossi. Sempre in remoto Lorenzo Pezzotti, la cui borsa era finanziata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Presente invece Simone Rodini, la cui borsa è IRC, finanziata dal Dipartimento di Fisica. In remoto Giulia Rovelli, la cui borsa era finanziata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Qui presente Federico Andrea Sabattoli, Gianluca Timò, il cui dottorato era in cotutela con l'impresa RSSPA, e infine Nicolò Valle. Passiamo al dottorato di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche, coordinato dal professor Mauro Freccero. Michela Cortesi. Massimiliano Andreoli. La cui borsa era finanziata dal Dipartimento di Chimica nel progetto VIPCAT. Poi Angelina Baldini, Alessandra Benassi, Marta Cicognani, Angela Faccendini, Sonia La Cognata, Francesca Merlo e Giulia Orlandi, la cui borsa era Innovab Stazioni Sperimentali per l'Industria, finanziata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco. Passiamo al dottorato di ricerca in matematica, coordinato dal professor Thomas Wiegel. Il diploma è rilasciato congiuntamente con l'Università di Milano Bicocca. Anderson Melchor Hernandez, Roberto Ognibene, la cui borsa era finanziata dall'Università Milano Bicocca. In remoto Andrea Signori, di nuovo con borsa finanziata dall'Università Milano Bicocca. Sempre in remoto Irene Spelta, e sempre in remoto Michele Visinoni, la cui borsa era finanziata dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica Severi. Passo ora al dottorato di ricerca in Scienze della Terra e dell'Ambiente, coordinato dal professor Roberto Sacchi. Alan Gioele Coladonato, Chiara Daccò, la cui borsa era finanziata dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente su fondi ENI, Riccardo Inama. Anche lui con borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente su fondi ENI. Passo la parola alla collega professora Andrea Penna, consigliere dell'area di Scienze e Tecnologie. Buongiorno a tutti, sono Andrea Penna, consigliere staff per l'area Scienze e Tecnologia. E passo a elencare i nominativi del primo dottorato di ricerca in ingegneria elettronica, informatica ed elettrica
che è coordinato dalla professoressa Ilaria Cristiani. In remoto, Niccolò Del Monte. Abbiamo qui invece Gianluca Gerard. Il cui posto era in cotutela con l'impresa iData Tech. Siamo poi ancora in remoto ad Alessandro Incremona. Poi abbiamo Oladimei Mudele. La cui borsa di dottorato è stata finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione, cofinanziandola con i fondi ricerca ai giovani. Abbiamo poi Jacopo Rubens Negri. Anche in questo caso la borsa di dottorato è finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione, cofinanziata con i fondi ricerca ai giovani. In remoto Andrea Pozzi. Presente invece Bianca San Giovanni. Anche nel suo caso la borsa è finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione, cofinanziata su fondi ricerca giovani. Passiamo ora al dottorato di ricerca in Design, Modeling and Simulation in Engineering, coordinato dal professor Alessandro Reali. Silvia Bolognesi, in remoto. La sua borsa di dottorato è stata svolta in cotutela di tesi con l'Università di Girona. La borsa è finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura. In remoto, Cristina Cecchini. Ancora in remoto, Kai Alvisi Laxman. Anche in questo caso abbiamo una cotutela di tesi con la Swansea University e questo posto è bandito nell'ambito dell'Erasmus Mundus Joint Doctorate SEED. Abbiamo poi in presenza Alessia Patton. C'è da segnalare che la sua borsa di dottorato ha vinto il premio GINC come migliore tesi di dottorato italiana nell'ambito della meccanica computazionale dei solidi. Passiamo poi al dottorato di ricerca in microelettronica, coordinato dal professor Piero Malcovati. Abbiamo in presenza Mahmoud Madipur Pirbasari. Elisabetta Moisello. E da remoto Ibrahim Petricli. La cui borsa è finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione, cofinanziata con fondi ricerca giovani. Passo ora al dottorato di ricerca in tecnologie per la salute, bioingegneria e bioinformatica, che è coordinato dalla professoressa Silvana Quaglini. È presente Alessia Basadonne. Il cui posto è in cotutela con l'impresa Medas SRL. Abbiamo poi Giulia Fiorentino. Giovanni Maria Formato. Infine Giovanna Nicora. Anche in questo caso la borsa è finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione. Passo ora la parola alla consigliera Arianna Risi Rota. Buongiorno ed è un piacere essere qui con voi
Sono Arianna Risirota, consigliere SAFT per la macroarea 3 Scienze Umanistiche e Sociali, insieme al professor Paolo Renon, l'altro consigliere che per oggi non ha potuto essere con noi, e quindi leggerò tutti i nomi dei dottorandi, dei dottori di ricerca di questa macroarea. Cominciamo col dottorato di ricerca in scienze del testo letterario e musicale, coordinato dal professor Giuseppe Antonelli. Qui in aula Giacomo Ferraris. Sempre qui con noi Marta Rita Pellecchia. Da remoto Enrico Sinno. E in aula Tea Tiramani. Il secondo dottorato è quello in scienze linguistiche, coordinato dalla professoressa Sonia Cristofaro e con diploma rilasciato congiuntamente con l'Università di Bergamo. In aula Matteo De Franco, la cui borsa è finanziata dall'Università degli Studi di Bergamo. Da remoto Elena Valvasson. Passiamo al dottorato di ricerca in storia, coordinato dal professor Pierluigi Valsecchi. Da remoto Kaluba Jixon Chama. In aula Yasmin Mahmoud. Dottorato di ricerca in diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea, coordinato dal professor Valerio Marotta. In aula Chiara Michelone. E sempre qui con noi Federico Piaia. Dottorato di ricerca in diritto pubblico, giustizia penale e internazionale, coordinato dal professor Sergio Seminara. In aula Giada Grattarola. Davide Zecca. Passiamo adesso al dottorato in Economics and Management of Technology, coordinato dal professor Gian Maria Martini, con diploma rilasciato congiuntamente con l'Università di Bergamo. È in aula Federico Montagna. Infine, dottorato di ricerca in Economics, coordinato dal professor Alessandro Missale, con diploma rilasciato congiuntamente con l'Università di Milano. In aula Emilia Barili. Da remoto Ridwan Bello. In aula Lorenza Bianchi. Sempre qui in aula Linda Ferrari. E infine in aula Giacomo Novelli. Con questo ultimo giro di congratulazioni ai dottorandi di area umanistica si conclude questa cerimonia. Mi congratulo anch'io ancora personalmente con tutti i nuovi PhDs dell'Università di Pavia, a cui auguro un futuro pieno di successi e di soddisfazioni nelle vostre aree, nelle vostre investigazioni. E ringrazio tutti per la partecipazione, per aver condiviso questo importante momento per il nostro Ateneo. Ringrazio la SAFT, il presidente Giuseppe De Nicolao, i coordinatori di tutti i collegi di dottorato pavese e ovviamente voi per essere rimasti con noi fino alla fine. Grazie e buona giornata.